Questa mattina si è tenuto a Palazzo San Giacomo il convegno Promozione, Valorizzazione ed Ammodernamento degli Impianti Sportivi, al quale hanno partecipato l'assessore allo sport e al decoro urbano Ciro Borriello e numerosi professionisti del mondo accademico, della libera professione e della pubblica amministrazione, al fine di stimolare il confronto sui temi del recupero dell'edilizia sportiva. Lo sport è considerato una leva strategica per la crescita dei territori ed è per questo che l'amministrazione comunale, con la delibera di giunta comunale numero 590 dell'8 agosto 2014, ha messo a disposizione dell'associazionismo sportivo il proprio patrimonio sportivo, promuovendo la sinergia tra ente locale e il mondo della libera professione. Questa è un'opportunità che viene offerta alla città attraverso iniziative imprenditoriali, ma anche associative, fondazioni, insomma tutti coloro che vogliono approfittare di uno spazio normativo che consente attraverso un bando pubblico di vedere affidato un campetto o un impianto sportivo. Obiettivo dell'amministrazione è potenziare l'attività sportiva, poiché contribuisce allo sviluppo del benessere psicofisico del singolo e della collettività. È intervenuto al convegno anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ha ricordato l'impegno dei tanti ragazzi campani che sono diventati eccellenze nello sport internazionale.